del Popolo. Vi presenterò gli ospiti che ci hanno raggiunto. Nel frattempo l'onorevole Girgis Giorgio Soriol, Movimento 5 Stelle, vicepresidente Commissione Bilancio alla Camera. Onorevole, ben arrivato. Buonasera. Buonasera a lei. Allora, scusi, corro, volo, ma perché siete tanti e vogliamo far parlare tutti. La legge di stabilità, il vostro commento in materia e soprattutto il vostro commento su quanto sta accadendo a livello di protesta a Roma, a un passo da voi e in tutta Italia. Allora, noi innanzitutto siamo veramente molto critici, l'abbiamo detto da giorni, lo stiamo dicendo da giorni, sia in prima lettura al Senato che ora che era arrivata alla Camera e ieri abbiamo concluso, questa notte abbiamo concluso i lavori in commissione, che questa legge di stabilità, a differenza dei tanti proclami e anche quello che ho appena sentito qualche secondo fa, in realtà non fa niente, non fa del bene dei cittadini, anzi, adesso vi spiegherò anche un paio di cose e vi renderete conto che effettivamente va in una direzione completamente opposta rispetto a quella che si vuol far credere. Siamo molto critici, lo siamo sempre stati e questa notte abbiamo confermato la nostra criticità in merito a questa legge di stabilità verso l'1:30 di notte, abbandonando la Commissione bilancio. Perché abbiamo abbandonato la Commissione bilancio? Perché per 4 giorni noi abbiamo denunciato il fatto che in questa legge di stabilità, in cui non si trovano risorse per i cittadini, non si trovano le risorse per le piccole e medie imprese, non si trovano le risorse per l'infanzia e l'adolescenza, in realtà poi c'è 1 miliardo all'interno di questa legge di stabilità in marchette, in azioni che vengono presentate dai singoli deputati o in alcuni casi da ministri che erano per esempio ex sindaci per favorire aziende, aziendine o fondazioni personali. È il caso per esempio di un deputato che abbiamo scoperto qualche giorno fa che aveva una fondazione a lui intestata e chiedeva di spartirsi delle risorse, è il caso di altre istituzioni, di altre fondazioni, è il caso della tranvia di Padova e il fatto che fosse il ministro Zanonato, ex sindaco di Padova, a richiedere alcune azioni anche dal punto di vista economico e merito, ed è il caso in particolar modo di ieri del caso Sorgenia. Sorgenia, azienda di De Benedetti, azienda che dovrebbe avere degli oneri da pagare per la centrale costruita nel Lodigiano e che per l'ennesima volta, come succede con tutte le lobby in Italia, riceve uno sconto dallo Stato ad aziendam. Se poi Ovviamente, onorevole Soriol, lei comprende bene come io avrei bisogno a questo punto di avere un Sorgenia qui in studio con me, perché è assolutamente, ma giusto io sono che. anche responsabile di quello che Ma dico perché i no, ma lavori in commissione li lo abbiamo so, fatti per 4 giorni e 4 notti e questi casi noi li abbiamo visti, rivisti e studiati e le garantisco che nel momento in cui si permette a dei rappresentanti di grosse aziende, di lobby, di girare per le stanze vicine alla sala mappamondo della Camera dove ci sono i lavori di commissione e oltre a telefonate e messaggi si permette di averli lì a pressare sui deputati e chiedere le riformulazioni degli emendamenti che vanno nella direzione dei loro interessi, vuol dire che questo Stato, così com'è, è fallito. Questo senta. Stato è morto e bisogna ricompletamente fondarlo perché. Allora, per rifondarlo, siete d'accordo con Matteo Renzi per la legge elettorale? Renzi ha detto io sono pronto anche ad ascoltare le ragioni del Movimento 5 Stelle per quanto riguarda la legge elettorale, dialogo con tutti, perché per cambiarlo bisogna cambiare la legge, onorevole. Se no ci Sì, ritroviamo al gioco dell'oca al punto di prima. chiarissimo, e se non ha ancora sentito le nostre ragioni, noi le abbiamo spiegate per 9 mesi da quando siamo lì dentro. Tant'è che, diteglielo voi a Renzi a questo punto, perché io sto cercando di farlo in tutti i modi, che se vuole andare a votare, se vuole cambiare la legge elettorale, visto che in 9 mesi il suo partito, il partito di cui lui comunque ha sempre fatto parte, non ha fatto niente, si può andare benissimo dando una prova, andando a votare col Mattarellum, che un renziano doc, ossia il deputato Giachetti, un deputato a lui molto vicino, aveva presentato una mozione qualche mese fa, lo sapete ormai tutti, che solo noi abbiamo votato e il Partito Democratico Allora, e nemmeno gli altri renziani si sono permessi di votare. Allora mi onorevole, spieghi lei dov'è il cambiamento, mi spieghi lei qual è la differenza? non glielo spiego io la vorrei qui in studio, così ne parleremo direttamente con il PD, ma riuscirò Assolutamente. a fare anche questo. Senta, onorevole, al tesoro, ok dei versamenti volontari a fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. È possibile da oggi effettuare versamenti volontari al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese da parte di associazioni, enti, società o singoli cittadini? Questo rientrava tra le vostre proposte?
Questa è stata la nostra prima proposta degli ultimi giorni. Noi abbiamo adesso degli assegni in mano. Come sapete, avevamo fatto il primo restitution day in cui abbiamo restituito 1,5 milioni di euro. Adesso siamo a ridosso delle festività natalizie e abbiamo la disponibilità di un assegno da restituire di 2,5 milioni. Vogliamo restituire questi soldi ai cittadini e alle imprese italiane, le piccole e medie imprese italiane, che sono il fondamento dell'industria italiana. Abbiamo chiesto più volte, ormai erano mesi che chiedevamo che venisse istituito questo fondo e che non fosse viziato da nessuna norma, da nessuna normicina che permettesse ai soliti di gestire questi soldi. Le chiedo un'ultima cosa, domanda lapidaria, risposta lapidaria, la prego onorevole, la ringrazio intanto. Questi movimenti, coordinamento 9 dicembre, movimento dei forconi, Movimento 5 Stelle che cosa fa? Allora, noi lo diciamo da sempre, l'abbiamo spiegato anche in Parlamento e siamo portatori di questa nostra grandissima battaglia. La violenza non va bene. Però bisogna anche capire che in questo momento ci sono delle persone che hanno delle grandissime ragioni che manifestano un loro disagio, che ormai è visibile a tutti, è un disagio che non sta ottenendo nessuna risposta. E nel momento in cui noi presentiamo proposte per i cittadini e che vengono respinte sistematicamente dalla maggioranza, che vuol far credere di rinunciare ai rimborsi elettorali ma così non fa, che vuol far credere di eliminare le province ma poi inserisce le città metropolitane prendendo sempre in giro gli italiani con un gioco di parole, allora è logico che il disagio delle persone cresce. Allora, esatto, è cresciuto talmente tanto da far arrivare, come state facendo vedere, delle persone a manifestare direttamente nell'immediata vicinanza o di fronte alle istituzioni. Noi capiamo il disagio, capiamo che questo disagio è colpa della politica e bisogna dare delle risposte. Ma la politica siete anche voi però, onorevole. E infatti noi queste proposte le abbiamo sempre fatte. Io le posso leggere. No, mi conceda solo 10 secondi, onorevole. Veramente, sarò brevissimo. Delle proposte che noi abbiamo presentato, per esempio, quelli che parlano di tassazione della web tax. Perché non si porta la tassazione delle rendite finanziarie di qualche punto in più? Ossia per mettere a chi, o obbligare a chi specula con il denaro, chi lavora con il denaro, ad essere tassato come i lavoratori, onorevole, e Soliano, gli operai. Questo è importante. La proposta la faccio anche io, qui in studio. Prego. Per favore, la faccio a lei, in diretta, a lei come rappresentante del Movimento 5 Stelle, qui in studio a discutere con altri vostri colleghi di politica della politica che si vuole fare per questo paese. Io la lancio ogni giorno questa richiesta. Lei sa benissimo che io mi sono preso questo tempo adesso, ma in questo esatto momento stanno discutendo la legge di bilancio alla Camera. Bene. Io stanotte ho finito verso le 3 e sono comunque qua a parlare con voi. Molto bene. E poi correrò a Montecitorio a votare, come state facendo vedere. Molto bene. C'è Boccia che sta parlando e intervenire proprio nel dibattito. Va bene, troveremo il modo quando non ci saranno votazioni in atto. La ringrazio comunque del suo tempo.